gyakorlatilag formálni lehet a vált kilós csuka. A legnagyobb fogása is szeretné letenni a vizsgát, hogy élő vizekre is kimehessen, így aztán ez külön szimpatikus. Valók kifejeli onnan a labdát, Vass húzogatja, a ciprusiaktól fejelni. Vass fejelte ki a labdát, Gera próbál labdát szerezni, aztán a középpályásunk is besegít, és aztán Vass az, aki most már hátraadja a labdát Juhásznak. Vass fejelte haza a labdát, vég kihúzni a magyar válogatottat, hogy ne tömörüljünk annyira. Testtel a visszahelyezett labda Jazumisznak, és ez már a miénk. Vass Csizmadia elindulhat vele a jobb oldalon, csak nagyon behúzódott középre. Vass lép vissza. Jó indítás volt. Azt a Jazumit, aki a PAOK-ban játszik, vagy éppenséggel Okkászt, aki az Olimpiákozban, Konstantinus szintén az Olimpiákozban. Szépen Vass. Két emberünk még beáll, bele a sorfalba. Hát ez nem volt túl sikeres, tegyük hozzá. Ez viszont nagyon jó labda. Visszagolítás, Tóth lövi rá, a kapufáról kijön. Hát ilyen pekünk nem lehet. Két kapufánk van. Alle spalle di Ada Hilton e Fava. Marazzina in panchina per la prima volta in questa stagione. Il Brescia risponde invece con Viviano tra i pali, difesa tra i con... Però... Non so che rapporti ci siano tra la società e questi giocatori. Ed è proprio Vass che prova a cercare la testa di Dallamano, il pallone viene respinto e poi c'è una conclusione, uscito davvero di pochissimo, ma insiste ancora il Brescia in vantaggio... Gol grazie alla realizzazione di Alessio Tacchinardi, a questo punto tre i gol realizzati dall'ex giocatore della Juventus. Zambelli sulla corsia di destra, se la deve vedere con Carrus, poi prova a servire Vass, c'è l'anticipo di Costa che evita dalla mano, che cambia intanto corsia sulla destra, Vass ancora per Zambelli. Il cross di Zambelli sbagliato, nulla di quello che hanno ottenuto fino adesso. Zambelli riconquista il pallone. Perché? Come cerchino. Alla fine non sarebbe mai da togliere, secondo me, a meno che non abbia la condizione. Attenzione, conclusione. Serse Cosmi e lui per meritarsi il soprannome di Harry Potter. Dovrà strofinare al meglio la bacchetta magica. 9 minuti, Brescia 1, Triestina 0, sbloccato dopo 90 secondi Mannini. La punizione di Vass da sinistra, la palla in aria, di testa Petras a mettere fuori. Poi andò con la fame che lo contraddistingue, lui partito dall'Argentina, da un questo calcio d'angolo con Zobo. Mareco, Fegzesini e anche Stankevicius già dentro l'area per sfruttare i centimetri. Parte Vass, il pallone che resta basso, poi Zobole ha provato a farlo sfilare, la difesa della tre. Il canto delle due curve come sempre in stereo, Vass dentro, colpo in testa di Fegzesini, gol! L'ungherese volante, la messa 2-0 di testa, l'ungherese volante sulle corner di Vass con generoso Rossi, non impeccabile su questo pallone, secondo gol in campionato per Robert Fegzesin sul corner battuto dal suo connazionale, quindi tutto ungherese questo gol sull'asse Vass Fegzesin, sempre rimanendo nel basket, sarebbe l'asse play pivot con il piccoletto che mette questo pallone calibrato sulla testa di Fegzesin che ha girato sotto la traversa, generoso Rossi è riuscito solo a respingere, ripeto, secondo me qualche responsabilità generoso Rossi ce l'ha. L'incrocio, solo una maglia biancorossa ha impedito che questo pallone finisse dove si voleva, Possanzini sotto misura, la deviazione alta e adesso Brescia che potrebbe dilagare. Marico metter fuori, Vass adesso
la velocità di Scaglia, la sua capacità di andare negli spazi, potrebbe, lo potrà fare con Bulletti, preparatore atletico. Sta riscaldando a bordo campo Sedivec, il cross. Dire queste iniziative a Stantuffo sull'out. Ancora la chiusura di Martinez nel cerchio di centrocampo, si lotta gagliardamente, Pozzi va giù, reclama un fallo, poi Vass, ancora Martinez, anticipato Pozzi, ma quando l'Empoli va in velocità e anche in 10 uomini è pericoloso, anzi lo recupera, lo tiene in campo, poi rientra sul sinistro, il cross di Boucher messo fuori, poi Vass al disimpegno con eleganza. Dalla parte opposta, la chiusura, ancora su di Fiori a Marianini, proprio alla vigilia della gara, erano in ballottaggio i due accanto a Moro per rilevare l'assenza di... Si gira Possanzini, poi trova Vass, arriva larghissimo come sempre Zambelli, Vass va alla conclusione, Bassi, c'è gloria per tutti. Largo c'è Gorzegno, poi Vass... Ancora per Maccan, la scorsa stagione, Cia, cacciatore, per Cia, Cia in area, Cia ancora, viene chiuso molto bene Cia da Adam Vass, che è ovunque in questo frattempo. Pallone recuperato da Dallamano che lo lascia ad Anvas. Vi segnalo in tribuna la presenza di Roberto Mancini, allenatore dell'Inter. Seconda apparizione con il Brescia. Il primo anno nella Cannes di Serie A e Serie B, che sta comunque vedendo bene tutti i numerosi falli tattici dell'Avellino a centrocampo in questo inizio. Mannini scatenato. Di ordine nel centrocampo. Mareco che ferma Sesto, non riesce a fare due passaggi di fila. L'Avellino, Possanzini da Afas per Bazzani, la sovrapposizione di Zambelli, poi Anastasi, Vass recupera, lascia ancora Tacchinardi, Tacchinardi per Stankevicius, ancora per Vass, tutto di prima, molto bella l'azione del Brescia, primo pallone tocco. Vass, Gera, most már azért lényegesen többet mozdulnak vissza a középpályásaink is, és segítik a védők előrejátékát. Jénk Vass. Csizmadia elindulhat vele a jobb oldalon, csak nagyon beúzódott középre. Vass lép vissza. Jó indítás volt. Penséggel okázt, aki az Olimpiákozban. Konstantinus szintén az Olimpiákozban. Ambrosini tette tovább a labdát a bal oldalon, pedig most Zambrotta fűzi be az embereket, és jó lesz őt megállítani.
Szerencsére sikerült. A Barca kiválóságáról van szó. Luketóni kiváló formában van. Jól teszi tovább. Ez nem volt les, ezek szerint nem. Vigyázni kell a beadásra és az érkezőkre. Vass Ádám pazar volt, ahogy visszajött és szerelt. Onnan szedte föl a labdát. Vass Ádám, nincs még 20 esztendő, sőt, hát 19 éves, de gyorsan megnézem. Annyira fiatal. Stoke Cityből igazolt egyébként a Bresciához. 88 a születésű, és majd csak szeptember 9-én lesz 19 éves. Az olasz játékos. Luketóni felé az indítás. Buzánszki Jenőt és Szepesi Györgyöt láthattuk egyébként a képen. Az aranycsapat tagját és az aranycsapat 12. emberét együttesében. Vass Ádám nagyon jól játszik érzésem szerint. Gera, jó a csele, a második. Cannavaro lépett oda megint nagyon jókor. Tőzsér, szépen szerel. Ancák, Vass Ádám. Jobb oldal most üres. Vass Ádám kicsit takarásban volt szélesi, de megvan. Ott a labda. Szélesi. Gera előtte. Gera kapja meg. Vass. Hajnal viszonylag üresen, és kijött most ráadásul lesről. Priskin meg tudja tartani. Cannavaroval szemben Priskin. Most azonban Hajnal lette meg ezzel a sarkazással. A legjobban Materazzi. Vass Ádám gyönyörűen fejeli el Del Piero elől a labdát. Ahogy Horváth Feri is mondta, az SPD-ben lehet építkezni, meg büszkék lehetünk rá, de... Mondom, hogy ebben a meccsben az is benne volt, és még azért mindig benne van, hogy gólt lövünk. Vass! Vass! Kettesi láb alatt elmegy a labda. Gyors játékot játszanak a kanadaiak, azt mondta egyébként Várhidi Péter, akivel a mérkőzés előtt volt alkalmam beszélt keretnek a kanadai bajnokságot erősíti. Vass, nagyon jó labda Bodnárnak, Bodnár egyből lövi be középre, és aztán hidegvérrel hazafejelik. Jönne a labda irányába Repka segíteni. Vass, megint egy felelőtlenül eladott labda, de dicséretére legyen mondva Vasnak, hogy hibázott ugyan, de azonnal korrigált. Bodnár, nem kérte volna. Peters. Uha, most baj lehet, Balog mellett elviszi a labdát, egyedül vezetheti kapura. Jaj, de nagy szerelés volt, gyönyörű, Vass Ádám. A lehető legjobb ütemben ért oda, fantasztikus tempóban. Itt van még egyszer, itt Juhász, mögötte van a támadónak, és egyszer csatalos mérkőzésén. Friend indított, Radzinski. Elakad a labda azonban Vasban, és még Radzinski szabálytalan is. Bravo, Vas! Középen megvan az átvétel. Gargula a védelem mögé próbálta tenni. Fetenni. Fecesin visszajön védekezni, és megszerzi a labdát. Vas, haza biztos, haza Fülöpnek. Hajnal. Gera. Ott hagyja Csizmadiának, és már indul előre labda nélkül Gera, aztán segítene a labda kihozatalban. Némi szerencsénk is volt most, Hajnal, Gera, Vaskó, Vass. Hajnal, Juhász és Vaskó. Vass. Fussanak csak a lengyelek, ha akarják a labdát, Csizmadia. Fecesin, Csizmadiának meg kell fordulnia érte, de még megmenti, Vass Ádám. Hajnal. Dzsuzsákot indítja, hát. A labda amúgy is a miénk. Vaskó. Vass. Gera. Tőzsér. Koszovszki.
Buzsáki piszkálja vissza. Múlt 5 meccsünkből 4-et megnyertünk. Az azért nem lenne akármi. Csizmadia. Masádám, aki megint végig robotolta a meccset, és pontosan játsza meg. Hajnal. Kifelé mozgott közben Ibrahim Üzülmez. Visszajátsza pontatlanul. És szöglet lesz. Vasról ment ki a labda az alapvonalon túra. Pancák nem dőlt be a cselnek. Amit Altintop beindul, Gyugyák fölvette őt, mint embert. Vas. Magyar szabadrúgás lesz, de nem csak, hogy magyar szabadrúgás, hanem egyben magyar csere is. Gyugyák Balázs fog majd lemenni. És aki beáll, Halmosi Péter, a magyar együttesbe. Nem utaztak el Isztambulba, de ő például szegény elveszített a dobját a repülőtéren, és aztán nagy nehézségek árán megkerült neki, úgyhogy hát egy ideig volt miért dobolni és örülni. Vass Ádám, Hajnal. Mint Vaskó. Vas. Szép labda. Gyugyák fejjel. Ez volt az egyetlen, amit tehetett, és ezt jól csinálta. Vas. Ah, szép labda. Pilkor. Tőzsér. Szép összjáték. Háromszög. És megy tovább az akció, Vass Ádám, jó a csel. Most a súlypont áthelyezés. Vuc. Vass odalépett, és nagyon jól tette Vass Ádám. Megállította Vucot egy személyben, és indulhatunk. Dimek adja haza, Haber. Vass. Add le a labdát, igen. Szélesi. Pilkor kéri, Gera. Vas. Pilkor kéri. Gera. Ott van elől. És már várja a labdát, megkapja. Másik oldal. Szép. Gyugyák. Jó néhány ízben volt válogatott annak idején. Vas. Nagyon ügyes a gyerek, annyi labdát szerez. Gera! Az átadásra. Azt nem lehet mondani, hogy folyamatos játékot játszana egyébként a bosnyák válogatott. Vas, és ez is egy jó labda. Gyugyák! Szépen megy el megint két bosnyák mellett, a másodikat Radeicet már nem tudta becsapni. Vas. Szélesi, Hajnal. Radeic. Vas. Gera. Szélesi. Hajnal. Visto che manca ancora molto alla fine di questa stagione. Calcio di punizione per l'Inter, Snyder direttamente in area di rigore, pallone che però viene deviato. Allora può ripartire l'azione del Brescia, Zovoli, lancio lungo, stavolta con Stankovic che mette giù dopo il colpo di testa di Zebina. Di nuovo Brescia però. I reattivi giocatori del Brescia, approccio migliore da parte. 5 gol su 54 totali nei secondi 45 minuti. La chiusura di Vass. Ranocchia, perfetta scelta di tempo. Zambelli. Pass pressato da Snyder, tocca l'indietro per palle alla Miazza, conserva una foto un Cimelio che lo ritrae davanti agli spogliatoi con Van Basten e Rijkaard. Pazzini ha provato il shot, molto più divertente questo secondo tempo, molto più acceso. Brescia molto più aggressivo tra primo e secondo tempo, ha cambiato proprio atteggiamento in campo, no? Ha capito che qualità per
per fare qualcosa di più rispetto a quello che è riuscito a fare stasera. E sta per entrare Eder, vedremo se al posto di Diamanti. Lancio lungo di Giulio Cesar. Completamente assetto rispetto all'inizio della partita, tanti giocatori con qualità. Apre là, esterno svizzero, gioca su Vass, pressione di Marchisio su Vass, e allora si riparte. Ha subito 37 gol in questo campionato, 22 in casa. Tita, lui preferito a Grighera, era questo l'unico di fatto ballottaggio di Delieri alla vigilia. Vass va a cercare tutto vicino all'azione, valuta in modo regolare l'intervento di Mareco. Qui Eder passa contro Sørensen, esce palla al piede, prova a impostare con Accardi, il difensore palermitano trova Vass. Del Piero esce subito a prenderlo, a anticiparlo Mareco, già al secondo contrasto tra i due, poi la palla è buona per Eder. Taprela subito a verticalizzare per Vass contro Bonucci. Vass deve fermarsi, c'è Eder che cerca spazio in area, il cross scavalca Eder, era destinato a Kone. Poi ecco qui la posizione di Kone, effettivamente in fuori gioco, sì. Rientra Cordova, stavolta i difensori del Brescia preferiscono un lancio lungo. Da Prelà, bene di testa per Vass, al limite Vass rientra, vuole calciare con il destro, viene chiuso da tre difensori. È meglio, sì, l'ha fatto fino adesso, quindi. Vass. Da Prelà. Buono l'anticipo di Sørensen, la palla però rimane in possesso al Brescia. Vass. Marchisio sulle sue tracce, arriva anche Bonucci. Diamanti, Taprela, ora Vass, il cross di Vass per Eder, il colpo di testa di Eder, il Brescia pareggia con il brasiliano, 1-1 al 42esimo minuto. Brava innocuo il cross di Vass, lento, abbastanza prevedibile, intervenuto di testa Eder, secondo gol consecutivo di testa per il brasiliano che anticipa Buffon. Qui non sembra perfetto, non riuscita Buffon, lo dicevi già tu. Assolutamente. Subito Krasic isolato contro Daprela, passa Krasic ma Vass riesce a contenerlo, subito un andrà a calciare dalla bandierina. Aveva ragione Krasic, però lui va via, lo tiene per la maglia, cioè stava già il fallo. Chiellini e Bonucci a saltare, Traoré sulle sue tracce, pronto un cambio nel Brescia, qui attenzione a Vass, la posizione è regolare, c'è Diamanti dall'altra parte, Vass accelera, entra in area, Vass ancora sul fondo, aspetta il movimento di Diamanti, la palla è leggermente imprecisa. Lui a trascinarsi, a prendersi la Juve sulle spalle, senza fame, Sørensen, Vass, Eder. Protagonista assoluto della sua squadra e vuole dimostrarlo anche nella fase di riscaldamento. Pronostico al di là del piccolo vantaggio che il Brescia ha per quanto rilevavi appunto degli scontri diretti rispetto a una classificazione che c'è in campo. In effetti fino a questo punto abbiamo visto non tanto calcio ma invece forse qualche calcio. Loria meglio di Caracciolo, il controllo di Gasbarroni. Genevieve attaccato da Vass, vince il duello l'ungherese. Ancora Vass, Bud, Loria, poi Gasbarroni, adesso a destra, lo attacca Vass, a terra Gasbarroni, fallo di Vass, gara continuamente interrotta dall'arbitro D'Amato. Genevieve, per lui, Gasbarroni, dall'altra parte però Morello, fin qui assolutamente ce l'ho larghissimo sulla sinistra, si difende sull'attacco di Daiello, il rimpallo favorisce alla fine Vass. Dalla mano batte il calcio di punizione, inserimento centrale di Vass, un buon inserimento quello dell'ungherese, c'è il contatto con Loria, l'ultimo a toccare proprio Vass. Ha rischiato qualcosa qui Loria perché era nettamente in ritardo sull'inserimento di Vass e gli è venuta la voglia di mettere il piede, quindi avrebbe fatto oro. Aveva fatto una scelta secondo me coraggiosa di lasciare. È persa l'altra sera contro la squadra di Foscarini al Rigamonti. Vass, poi Baiocco, passare per non consentire l'uno contro uno dei tre difensori nei confronti di Bianchi, Scaglia e Gasbarroni, ma lo stesso è perché gli ha coperto l'interno mandandolo sull'esterno sul suo piede, però con rapidità poi ha controbattuto proprio il tiro. Bel inserimento centrale di Baiocco, sta arrivando anche Caracciolo, non fa in tempo a servirlo Baiocco, attaccato da Daiello. Vass si propone, Possanzini, palla per lui, la sponda su Gasbarroni che era a tre quarti campo, cosa che nel primo tempo non riuscivano mai a fare. Ha catechizzato al meglio secondo me Iachini nel... Martinez, pallone morbido dentro Vass,
è problematico l'aggancio dell'ungherese, che però mette bene palla per terra, gira ancora Vass, ecco il cross sul secondo palo, c'è Rispoli ma non può arrivare, numero 33 del Brescia. Buon lavoro di Vass, c'è Rispoli, c'è il cross del paraguayano, un pallone interessante dentro, attenzione Vass, il suo controllo, scarica dietro per Budel, il sinistro piazzato! E la gran parata di Morello, l'occasione gol più importante del match, sul sinistro di Budel. È cambiata la partita, le ha scaricato benissimo la palla col mancino, l'ha messa quasi che all'incrocio, ha fatto una parata miracolosa questo Morello, veramente. Un centravanti in Brian Ruiz, che vogliono anche molte squadre europee di primo livello, ha fatto una marea di gol nel Twente campione d'Olanda. Li conosci tutti. L'ho visto che... fondo ha veramente energie impossibili. Vass, c'è Possanzini che può ricevere ai 20 metri, prova con il destro. Fatto benissimo alla spalla, sta sì. Ancora rincorrendo il suo primo gol con la maglia del Torino. Vass, bella apertura a destra per Possanzini.